lo sconvolgimento del panorama politico nazionale all'indomani del voto amministrativo. E questo il tema introduttivo della nostra conversazione con Anita Sala, consigliere regionale di Italia dei Valori, ospite di questa puntata del Taccuino Politico della Campania. È cambiato tutto. Buonasera, sì, è cambiato parecchio, diciamo. Le persone in questo momento di crisi hanno pensato di dare il voto alle persone serie, trasparenti e che probabilmente riusciranno, dico probabilmente perché siamo in un momento difficile, riusciranno a risolvere qualche problema nelle città, perché d'altronde lì si gestisce, quindi i sindaci devono essere innanzitutto a conoscenza dei problemi della loro città per poterli risolvere. Un augurio lo faccio da questa trasmissione direttamente a Leo Luca Orlando, che in effetti ha portato alto il nome di Italia dei Valori, facendo vedere che Italia dei Valori è sempre stata e lo è vicino ai cittadini. Ha avuto una stima e un riconoscimento, diciamo che con De Magistris ormai si sente, abbiamo un po' conquistato il regno delle due Sicilie. Ecco, il successo del Movimento a 5 Stelle, il movimento fondato da Beppe Grillo, Giorgio Napolitano, in occasione del primo turno disse di non aver sentito il boom del Movimento a 5 Stelle. Penso che ora comincerà a sentirlo anche il Presidente, o no? Il movimento di Grillo riconosco che ha una sua validità, nel senso che esprime e dice quello che parecchie persone sentono. Il fatto di organizzarlo in un partito è un po' più difficile. Certamente il sindaco di Parma, che ha una bella faccia pulita, devo dire la verità, ha ispirato fiducia. È stato votato perché lì ha lavorato tanto, quindi non è la votazione di un momento. Lì il movimento c'è stato, la crisi della Lega ha dato pure spazio a questo movimento. Qui invece al sud, dove siamo più organizzati, dove la Lega non ha attecchito, certamente Italia dei Valori ha avuto il suo spazio. Ecco, a Parma è stato annunciato che gli assessori saranno scelti attraverso lo studio, l'esame dei curriculum che i cittadini invieranno, a prescindere dalla collocazione politica degli stessi. Beh, il curriculum è sempre una cosa, diciamo, è un foglio di carta dove si dicono i diplomi, le cose, poi invece sul campo è tutta un'altra cosa. Io direi, consiglierei, a parte un curriculum, di vedere se le persone hanno già dato qualcosa nelle associazioni, anche nei partiti, per i cittadini, e vedere come hanno lavorato, perché partire con una giunta nuova senza nemmeno sapere se poi c'è una potenzialità, io penso che si parta col piede sbagliato, perché non è tutto da rinnovare, è da prendere il buono. Attrazione e repulsione sembrano questi essere i moti altalenanti tra Italia dei Valori e Movimento a 5 Stelle. Sarà più forte l'attrazione o la repulsione, in quanto riterrete il Movimento a 5 Stelle un temibile concorrente? Ma un piccolo esempio, Torre del Greco, lì non c'è il movimento, perché Italia dei Valori ha dato voce ai cittadini e qui non c'è stato un respingimento verso questo nostro partito, anzi c'è stata un'attrazione. Noi d'altronde apriamo a tutte le persone che vogliono dare una mano. È un piccolo esempio: dove i partiti sono vicini ai cittadini non c'è bisogno di un ulteriore partito. Ecco, veniamo al successo fatto registrare da Italia dei Valori e dall'intera coalizione di centrosinistra in provincia di Napoli. Sì, vabbè. Un successo atteso? Sì, un successo lavorato, diciamo, perché il centrodestra ha gestito in un modo arrogante, guardando solo a prendere delle risorse e non dando delle risposte ai cittadini.
Questo è il momento anche della resa dei conti, perché i cittadini in questo momento diventano più seri, perché ci sta un grande problema di lavoro e quindi tendono a dare la fiducia a delle persone che possono in effetti rappresentarli bene. Veniamo al dato politico nazionale, il centrodestra sembra essersi dissolto, il flop della Lega, il flop del PDL, il galleggiamento dell'UDC e di ciò che resta del terzo polo, ma in assenza di un centrodestra forte, consistente, è la fine anche del bipolarismo. Ma non penso che questo vuoto comunque verrà comunque ricostruito da persone, da lobby, da persone che hanno interessi forti. L'importante è che il centro-sinistra in questo momento si organizzi bene, tenga dentro di sé tante voci, perché la pluralità è anche una ricchezza, ma principalmente abbiamo bisogno di dare una risposta in un mondo globale, non solamente in un mondo italiano, questo lo sai, lo ripeto in ogni volta che ci vediamo, il problema non può essere un problema di campanilismo, dobbiamo dare una risposta insieme con l'Europa e in competizione, diciamo, con il resto del mondo. La crescita dell'astensionismo, se non ci fosse stato il Movimento a 5 Stelle, forse la percentuale degli astensionisti sarebbe stata ancora superiore. Non lo credo, perché ci sono dei partiti a sinistra che avrebbero potuto prendere anche loro, insomma, un'adesione, quindi mi sta bene. D'altronde, io mi sembra che tanti anni fa c'era il partito dell'uomo qualunque, ma noi della storia dobbiamo anche studiarci le cose, voglio dire, è un momento di ribellione, però incanaliamolo nel progetto di centro-sinistra, anche quello, voglio dire. Legge anticorruzione e riduzione del numero dei parlamentari, abolizione o riduzione del finanziamento per i partiti. Sono gli annunci fatti dai leader dei partiti all'indomani del voto amministrativo. Manterranno la parola? Ma la devono mantenere per forza, perché questa elezione già ha dato un segnale che le persone non solo sono scontente, ma lo stanno dimostrando. Quindi se non si cambia la legge elettorale, ma se non si fa un piano industriale, una proposta politica credibile, io penso che le persone in effetti continueranno ad astenersi, benché l'astensione per me è uno sbaglio. Tante persone combattono per la libertà di voto, se a noi chiedono semplicemente un voto per poter dare un impulso, penso che non riesco a capire le persone che si astengono, o si vota a favore o si vota contro. Poi è chiaro, i grandi scandali sono sotto gli occhi di tutti, c'è stato un periodo di vacche grasse, adesso ci si deve ridimensionare, quindi riduzione dei parlamentari, finanziamento dei partiti non ci deve essere, oppure ci devono essere delle strutture che agevolano la partecipazione, perché dire finanziamento cure poi mette in moto altri meccanismi, per cui anche delle agevolazioni, strutture a favore delle persone che vogliono far politica nei partiti. Veniamo infine ad un argomento di grande attualità, passato sotto traccia nei giorni scorsi. Il 17 maggio scorso sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la riforma della protezione civile, che prevede tra l'altro il non intervento dello Stato in caso di calamità naturale. Il tema purtroppo è di attualità, è accaduto in Emilia, potrebbe accadere, facciamo gli scongiuri, in Campania, territorio ad alto rischio sismico. Un provvedimento da cancellare? Devo dire che non l'ho studiato bene, ma io penso che se non interviene lo Stato nei momenti di calamità, non so, facciamo insomma un po' come succede adesso in Regione Campania,
insomma, che la sanità fa acqua perché dobbiamo rientrare in certi parametri e non ci sta nemmeno i livelli, la LEA, che non so se tutti conoscono che cosa significa, cioè il minimo garantito per le persone, non viene nemmeno dato in un modo dignitoso all'interno degli ospedali, all'interno delle strutture. Io penso che se dobbiamo tornare indietro con le spese, dobbiamo anche tentare di farlo in un modo razionale. Bene, buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortese attenzione. Taccuino Politico della Campania, come sempre, tornerà domani alla stessa ora.